Lunedì, tic 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 tic. Non c'è nessuno. Dai raga, siamo pronti per fare questa intro? Yes, siamo pronti. Sei pronto? Questo rumore potrebbe essere un problema. Ah, stai introducendo un elemento di incertezza nel vlog. Riusciranno Cesare, Alessio e Alessandro a registrare la intro? 10.000 like per scoprirlo. 2 minuti di clip. È una cosa positiva o negativa? Negativa. Perché sono venuto in ufficio solamente per fare una ripresa di 2 minuti. Adesso torno a casa a finire di montare. Anch'io. Ma sono l'unico stronzo che sono qua per lavorare tutto il giorno. Sì. Incredibile ma vero, anche questo lunedì siamo riusciti a concludere tutti i lavori che avevamo in ballo. Quindi adesso sono le 7 e potrei andare ad allenarmi. Déjà vu? Sì, questo lunedì è praticamente identico a quello di settimana scorsa. E come tutti i lunedì da un mese a questa parte, anche se voi non lo sapete perché non l'ho mai detto, finiamo la giornata con The Last of Us. Fine giornata. Martedì sto andando da Flatmates, l'agenzia di Marcello Ascani, senza un motivo preciso. Semplicemente si è spostato in una nuova sede e mi fa: passa, così noi stiamo andando. Raga, ma non abbiamo vinto sto posto. Dove andare? Ho detto terzo piano. Mi sono perso. Ho sentito una porta. Ma è un escape room o un ufficio? Ci sarà una scritta Flatmates in qualche modo da qualche parte. Un mobiletto, una pianta finta, una televisione. Reparto sì, scrivanie. La mia postazione video per ora. Ah, sono Marcello Ascani. Ed è insonorizzata? Questi sono insonorizzati. Questa non lo è. Ok, puoi far casino solo qua. E qui c'è la zona set. Anche qua metterebbe una tenda che è solo per suono. E questa è la vista. Ragazzi, là c'è il Duomo. Figo, dai, un bel progettino. Verrà fuori molto interessante. Hai capito che bel posticino che si sta creando il buon Marcello? Giri l'angolo qua della piazza, lì c'è la galleria, cammini 50 metri, sei al Duomo. Ricordate che settimana scorsa ho comprato una felpa bianca? Eccoci, allora la mia idea era molto semplice, disegnare su questa felpa qua con un pennarello nero. Non pensavo fosse un'idea complessa, anche perché in realtà nel 2020 io feci questa mascherina qua e l'ho colorata io, con dei pennarelli fatti apposta per la stoffa. Ora, l'effetto non è il massimo, però ho utilizzato dei pennarelli trovati tipo nel topolino in regalo, quindi ho pensato con dei pennarelli di qualità è una cosa fattibile. Cercando su internet non ho trovato nessun pennarello che fosse prettamente adatto per la stoffa, e anche in negozio parlando alla fine la cosa più ottimale è questa, che però ha la punta estremamente sottile, a me serviva più spessa. Facciamo una prova su queste mutande, così nel caso non roviniamo una bella felpa. L'effetto potrebbe anche funzionare, forse ho esagerato con i segnettini in giro. Adesso andiamo però far asciugare e provare a fare un lavaggio per vedere se il colore tiene o non tiene. Mi sento tipo Vegeta. Anche questa settimana niente game night, ma il pizza dinner rimane. Niente game night perché stasera inizia Sanremo. Non siamo a fare il commentone delle puntate, quindi fine giornata. Vabbè, questo ci sta a bloccarlo. Blanco che si incazza perché non gli va l'auricolare, quindi smette di cantare e spacca tutto. Aspetta che devo parlare un attimo, mi devo chiedere. Mi sentite in cuffia? Direi che possiamo andare direttamente a mercoledì. Si allestisce il set per i confessionali. Abbiamo il fumo? Abbiamo il fumo. Non quel fumo, non facciamo polemiche qua, eh. E quindi la missione procedeva bene. Ah, qui non sento, raga. La missione procede. Non sento, Albi, non sento. Non arriva la voce. Non... Vai avanti. Mi sono divertito comunque. Abbiamo finito i confessionali, sono andati molto bene, soltanto 2 ore, stancanti come sempre. E adesso ci concediamo un bubble tea. Anche stasera, come ieri sera, Festival di Sanremo. E se non ci sentiamo più, vuol dire che non è successo nulla di eclatante. Giovedì. Ah, che bella l'oscurità. Qua invece, montatori, best reparto ever, sempre. Sempre. Bravi. Go! Mattinata allegra quella di oggi. Ci siamo resi conto che gli audio dei confessionali fanno schifo. Abbiamo finito i confessionali, sono andati molto bene. E quindi adesso dobbiamo rigirarli totalmente. No. Anche a te stanno andando male le cose.
È proprio una mattinata infelice questa, eh. Quindi, giornata di ieri buttata via, mattinata di oggi buttata via. Come se non bastasse, mi arriva una notifica di una multa da 330 euro. Tra l'altro, sempre per lo stesso identico motivo delle multe che mi erano già arrivate mesi fa, però con un altro car sharing specifico. Non è che sono io stronzo che ho continuato a mettere la macchina lì, no. La multa è di settembre. Comunque posso dire che fanno un pochettino la cresta, perché per una rimozione sono tanti 330 euro. Andiamo a fare i confessionali. Dove devo stare? Qua. Siamo in postazione. Chuck 2. Con che voglia lo stiamo facendo? Ah, ce l'abbiamo fatta. Déjà vu. Dobbiamo fare la thumb del video. Che video stiamo facendo? Vabbè, puoi anche stoppare. Ciao, arrivederci. Buon video. L'imprevisto di oggi non ci voleva. Eravamo messi bene con le tempistiche e invece adesso siamo un pochettino tirati. Vabbè. Non vi avevo più fatto vedere le mutande che ho disegnato. Sono venute così. Effettivamente il colore non ha tenuto già solo dopo un lavaggio. Quindi quel pennarello non serve a nulla. Però ho preso le tempere. A quanto pare le tempere vanno bene per i vestiti. Appena avrò un attimo libero lo proveremo direttamente sulla felpa. Fine giornata. Venerdì. La bicicletta in questi giorni è un suicidio. Fa freddissimo. Silenzio per favore. Ho preparato un quiz. Abbiamo 10 domande, che sono 10 immagini scelte da me di piedi celebrità. Piedi? Solo vedendole bisogna indovinare di chi sono. Who's that fit? Who's that fit? Primo piede. Ma raga, è impossibile indovinarlo così se non hai una lista di nomi. La Balivo. È giusto? La pure la Balivo. Bravi. Questo è difficile. Piede molto preciso. Michel Hunziker. Ah, scusaci Michel. Questo è difficile, maestro. Molto difficile. Melissa Satta. Comunque stanno giocando solamente Valerio Alessio sto gioco. Miglior piede 2022. Del mondo? Una star, sì. Una star di Hollywood. Margot Robbie. No. Mannaggia. È Ana de Armas. Valerio, non me l'hai indovinato. No, perché io di Ana de Armas conosco la pianta. Ma cosa vuol dire? No, è vero. Comunque, il gioco è stato vinto da Valerio. Il premio Rosa Chemical va a Valerio. Grazie. Merda. Che porcata che... Su. Marce. Grazie. Sento che ora la mia schiena è guarita. Stiamo riuscendo a rimetterci in carreggiata con la mole di lavoro. Ottimo, fine giornata. Sabato, che idea di merda. Ho sonno, c'è meno un grado e stiamo per fare 50 km. Dammi una mano. E anch'io i guanti, come faccio ad aiutarti? Abbiamo due scemi. E ti facevo le carezze intanto. Aspetta che diventa un poco family friendly il video. Siamo partiti, il navigatore ci dà 2 ore e mezza di strada. Andiamo sulla collinetta. Porca boia, io non ce la faccio, non ho preso abbastanza rincorsa. Che pippa che sono. 3 chilometri fatti. E va! Che scatto secco. Ora inizia quell'orrendo momento in cui parti del corpo sono ghiacciate, tipo le mani, e altre parti invece sudano un botto e è caldissimo. Siamo a 13 chilometri, le gambe iniziano a darmi fastidio. Si mantiene il ritmo. Siamo ufficialmente usciti da Milano. Guarda le campagne. 20 km. La cosa positiva è che non sento più il freddo. Anzi, è quasi piacevole questo frescolino. Fermo, pit stop. Guarda sopra. Non male. Inizio a avere qualche dolorino qua e là al corpo. A che chilometro siamo? 26,3. E non stiamo tornando indietro? No. Quando hai detto 50 km, intendevi 50 andare e 50 tornare? Esattamente. È un po' una truffa questa. 100 km sono un bordello, Igor. Un conto è essere adesso al giro di boa. Un conto è essere adesso a un quarto del percorso. Non sarebbero 100 km se noi facciamo proprio il giro secco. Quanti sarebbero? Tipo 90. Ah, scusa. Let's go. Si riparte carichi. Ah, minchia le gambe. Le salite mi uccidono. Stiamo facendo tutto un sali scendi che mi sta un po' sfiancando. Siamo entrati a Seregno. 19 km orari, 30 km fatti. Però è un bel giro, eh. Si sale o si scende? E te pareva che non si salisse. Pedala, uomo! 35 km, siamo dentro ai paeselli. A Rosio, provincia di Como. Siamo finiti nei borghetti. Ah, bello. Nelle campagne lombarde. Forse più nelle colline. Bellissimo qua, ma che vista. Non il cimitero, le montagne in fondo. Anche se, se mi faccio questa discesa con una mano, questa sarà la prossima destinazione. Mettiamo via il telefono.
che bomba di discesa, lunghissima, bella. Ultimi 5 chilometri alla nostra meta, provincia di Monza Brianza, Costa Masnaga. Ultimo chilometro, ce l'abbiamo fatta. 46 chilometri, 2 ore e mezza. E tutto ciò solamente per venire a casa di una persona che in realtà voi già sapete chi è perché l'ho messa nel titolo. Il Miki. Allora, qua abbiamo il cassonetto. Dentro è ancora intatto. Adesso lo scopriamo. Scavicchio. Sì, non so come è messo però. Airbnb. Guarda che host che ti sistema anche i cuscini. Comfort prima di ogni cosa. L'educazione prima di ogni cosa. Si entra senza scarpe. È comodo. Molto figo, molto figo. Complimenti. Tour nel terreno di Michele Molteni. Il regno del Miki qua. Ancora non regno ma quasi. Diciamo che lo sto completando. Qui siamo sotto la casetta sull'albero. La montagna russa che non vedo l'ora di vedere ultimata. E ormai ti tocca, l'hai detto, fare il buco. Ti sei scavato la fossa da solo. Anzi, devi scavarti la fossa, mo. Squadra la torretta con la zipline. Non posso né scendere né salire. Ti dirò la verità, Miki. Dal video sembra più basso. Dal video sembra molto più basso. Sì, allora, da lì a là di dislivello c'è 3 metri. Però ti giuro, dal video non sembra così alto come dal vivo. Che onore entrare nella casetta sull'albero. Weila. Senti che odore artigianale che c'è. Minchia, che bomba quel pezzo di albero, vero? Sì, questo è molto bello. Sì, è qui. No, non posso farti vedere questo qua perché è ghiacciato. È ghiacciato perché appunto c'è in tutta l'acqua. Hai pisciato veramente qua? Oh. Tiri fuori e c'è il water. E qua c'è il tubo. Non si scendere al freddo. È comodo. Ti... Bella anche la pettorina gialla. E questo è l'ingresso del mini bunker. Me l'aspettavo più grande. Però è chiuso. Non ha dietro le chiavi. Non possiamo entrare. Entreremo a vedere il mega bunker. Il mega bunker lo devo fare un pochino più qui. Se devi fare il collegamento per forza. Non si dice troppo. Non l'hai detto te nel video. Grazie per questi 10 minuti che ci hai dedicato. Adesso torna a montare. Se no il milione non lo raggiungi. Va bene. Lo faccio per te, Jaser. Bravo. E adesso ci aspettano altri 50 chilometri. Le mie gambe non so se ce la faranno. Ma la mia mente ce la farà. Utilizzerò il potere del mindset. Il ritorno lo vlogghiamo velocemente. Che palle le salite. Mi sa che abbiamo sbagliato strada. Non mi ricordavo dei lama all'andata. Salve. Che bella sta chiesa. Credevo fossimo a un po' più di metà. Invece siamo quasi a metà. Mi fa male il collo. Tanti semafori. Siamo tornati in città. Le nostre strade si dividono. Corsa domani. Certo, 3 volte. Vai, mancano gli ultimi 6 chilometri. Io taglio per il parco. Ah, va che bella giornata però. Ultimo chilometro. Sì, ci siamo riusciti. Mi sento svenire. Vado a prendermi qualcosa da mangiare. In realtà avrei voluto una poké, però sono le 5 qua in zona, ci sono aperte solo le pizzerie e la pizza non mandava. Quindi ho optato per un pasto anche più salutare in realtà. Pollo, patate e broccoli. Sono soddisfatto, ma ora voglio solamente morire sul divano per tutto il resto della giornata. Che bello mangiare, mamma mia. Ho dormito un pochettino, sono totalmente devastato. Mi ha rincoglionito sta dormita. Asporto del sabato sera, sushi burrito e da mame, e lì c'è il festival, la finale. Vabbè dai, la classifica, vlogghiamola. Ecco, tra questi, quella che preferisco è Mr. Rain. Cosa è successo? Bravo, possiamo andare a dormire. Fine giornata. Domenica. Pranzo. Invitati dal buon Alessio. Tutte le volte che mi invito tipo a casa tua, cioè, questo è il minimo. Che roba assurda. Lo vedete questo coltello? Sembra un normale coltello. Guarda, lo zoomiamo. Miracle Blade. Serie 3, la serie perfetta. Non ci credo che qualcuno li ha comprati. No, anche la mannaia. Quello con il... Ma hai provato tipo a tagliare una lattina? No, la terra non c'è in questa casa quando l'avevo comprata. È quello che ha fatto aumentare il valore della casa, eh. 100.000 euro in più almeno. Domenica pomeriggio con Alessio e gli UFO potevamo non finire a fare degli reel. Andiamo giù. Dobbiamo scegliere un film, ma è sempre così difficile. Comunque, vi dirò, pensavo che oggi avrei avuto molto male alle gambe, invece leggero fastidio, però sonnissimo. Vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo settimana prossima con un nuovo vlog settimanale. Ci vediamo, ciao.